all'interno di questa serranda c'è una botola all'interno del quale c'era questo pozzo che è stato ispezionato e dunque tutti pensavano che lì all'interno, a seguito di questa segnalazione, si dovesse trovare il corpo della piccola scomparsa quando non aveva ancora 4 anni. Ci sono delle bestie inumane che hanno preso Denise e ci sono delle altre bestie che stanno muti. Eravamo a casa, la mamma l'ha uccisa Denise. Non è venuto nessun estraneo a Mazara del Vallo a sequestrare Denise. Chi ha sequestrato Denise sapeva chi era ed è stato qualcosa di molto mirato. Ben ritrovati a Storie Italiane. Noi oggi ritorniamo a parlare di Denise Pipitone a distanza di 17 anni. Le indagini, come ben sapete, sono riprese dopo la ricerca senza esito. Ne avete appena visto le immagini nel pozzo in casa di Anna Corona. Piera Maggio è convinta che non si debba andare lontano per trovare chi ha portato via la sua bimba. Il suo avvocato sarebbe al lavoro su nuove e importantissime intercettazioni. Una notizia che sta girando su tutti i quotidiani nazionali. Si parla di nuove intercettazioni. Fra poco vi spiegheremo che cosa sta succedendo insieme alla nostra inviata Maria Grazia Sarrocco. Voglio partire però da questa intercettazione. L'11 ottobre del 2004 a parlare sono Jessica e sua sorella Alice. Durante il processo però Alice negherà di aver mai pronunciato determinate frasi. Ci chiediamo come mai un'intercettazione così importante non ha avuto nessun esito alla fine. Sentite, partiamo da questa. Eravamo a casa, la mamma l'ha uccisa Denise. L'ha uccisa Denise? La mamma? Tu dici queste cose? Boh. Tu non devi parlare. Questo è logico. Ecco, avete sentito. Maria Grazia Sarrocco, buongiorno. Frazzita parla di nuove intercettazioni. Noi abbiamo appena mandato quella tra Jessica e Alice, dove Jessica dice la mamma ha ucciso Denise, gli dice tu non devi parlare, dice è ovvio, io non devo parlare. Dopodiché a processo avrà poi, come ben sappiamo dalla storia, negato tutto. Maria Grazia, il valore di questa intercettazione, sì, Alice, ecco, è stata valutata? In che maniera è stata valutata un'intercettazione così importante? Possiamo rimandarla per favore? La possiamo caricare un attimo così? Ditemi se siete pronti, andiamo. Eravamo a casa, la mamma l'ha uccisa Denise. L'ha uccisa Denise? La mamma? Tu dici queste cose, boh. Tu non devi parlare. Questo è logico. Maria Grazia, a te. Eleonora, no, queste intercettazioni non sono mai state veramente prese in considerazione, almeno non sono mai state prese in considerazione seriamente. Perché questo? Beh, ricordiamo che Jessica è stata assolta in tutti e tre i gradi di giudizio e l'accusa nei suoi riguardi era di concorso in sequestro di persona. Per quanto riguarda invece Anna Corona, ci fu un filone parallelo, un filone di indagine parallelo, ma la sua posizione venne archiviata addirittura nel 2013. Per cui queste intercettazioni, così come tante altre, ce ne furono circa 12.000 di intercettazioni, davvero tantissime, molte delle quali non sono mai state prese in considerazione, non sono mai state analizzate attentamente. E oggi, dopo 17 anni, è un po' quello che chiede Piera Maggio e chiede anche il suo avvocato. Analizziamo di nuovo tutte queste intercettazioni. Da queste intercettazioni potrebbe emergere davvero la verità, perché alcune intercettazioni purtroppo sono state ascoltate, ma erano anche disturbate.
fate. Perché questo? Perché, come ha riferito anche Maria Angioni, l'allora PM che seguì l'indagine per circa un anno con il procuratore capo Sciuto, alcune cimici vennero installate in prossimità di alcune finestre, in prossimità dei luoghi in cui si trovavano l'aria condizionata praticamente delle... Quindi c'era un audio molto disturbato, e in alcune trascrizioni si legge proprio che la frase iniziale manca perché non è ben capita, insomma non è possibile valutare attentamente cosa dicessero le persone o allora gli indagati. Per cui analizzare nuovamente queste intercettazioni potrebbe davvero portare gli investigatori sulla strada giusta, potrebbe aiutare gli investigatori a capire esattamente che cosa avvenne. Quella che abbiamo sentito è veramente una intercettazione che lascia tutti senza parole, certo. Però dobbiamo dire che Denise non è mai stata cercata morta, questa è la cosa importante, per cui Piera Maggio continua a dire cerchiamo Denise viva, perché non ci sono elementi riconducibili alla morte di Denise. Nel corso delle indagini uscì fuori anche un'altra dichiarazione da parte di un collaboratore, Dassaro. Dassaro era l'ex cognato di Pietro Pulizzi. E quest'uomo disse che Denise era stata uccisa ed era stata portata nei pressi di Cinisi. Anche in quel caso si cercò disperatamente il corpo di Denise, si fecero degli scavi, ma di questa bambina non si trovò assolutamente nulla. Quindi ancora una volta la pista dell'omicidio non portò a nulla. Dunque oggi a 17 anni si continua a cercare Denise, e Denise è viva. E questo è un pensiero anche della PM Maria Angioni, perché ancora una volta lei ribadisce, per me la bambina è viva. Forse non si trova in Italia, questo non lo sappiamo, ma perché dice questo? Perché lo dice in riferimento a quella immagine che abbiamo visto tutti noi, quell'immagine di una bambina in compagnia di una Rom a Milano. Allora, adesso arriveremo anche a quell'immagine, però voglio riflettere sulle parole dell'ex PM sulla famiglia Corona. Sentite ad un certo punto che cosa dice, poi ritorneremo a parlare invece di queste nuove intercettazioni. Frazzita, avvocato della Piera Maggio, della famiglia di Denise Pipitone, ha fatto dichiarazioni molto importanti su tutti i giornali, sta parlando di nuove intercettazioni. Ora non sappiamo se possono essere nuove intercettazioni oppure delle intercettazioni rimodulate, rilavorate rispetto poi a quella che è stata la traduzione nel tempo, o come ha detto qualche intercettazione che non si sentiva molto, molto bene, no? Rispetto a, pensate, a tutti i mezzi tecnici che abbiamo adesso, no, e quelli che avevamo allora. Sentite. Io mi sono trovata di fronte a cose che non andavano bene, come il verbale di Claudio Corona, fratello di Anna Corona. Ricordo che lui rispose in modo strafottente e basta, e chi ha preso il verbale non è andato avanti. Diede una risposta tipo, e che ne so io, da restare a bocca aperta, una cosa scandalosa, e quel verbale fu chiuso così, senza alcuna ulteriore spiegazione. Mi ero data una spiegazione, ma non ho avuto la dimostrazione. Io sinceramente pensavo che qualcuno della famiglia Corona fosse un confidente della polizia con il commissariato di Mazara del Vallo, e come si sa, i confidenti si tende a proteggerli. Ma guardate che queste dichiarazioni sono pesantissime e anche molto molto gravi. Maria Grazia, praticamente cosa ci farebbe intendere? Ci farebbe intendere che c'è stato qualcuno che poteva depistare le indagini? Potrebbe essere anche così, infatti sono state riaperte le indagini proprio per questo motivo probabilmente, cioè capire se qualcuno ha tentato di inquinare, di manipolare quelle che erano le indagini dell'epoca, e per capire appunto e valutare attentamente queste intercettazioni. Non si è mai esclusa questa possibilità, Eleonora. Sono state condotte in maniera forse anche un po' superficiale queste indagini, però sarebbe importante appunto capire se qualcuno abbia fatto qualcosa per evitare che le indagini andassero avanti davvero in un senso. La dottoressa Angioni ribadisce più volte che
le persone che erano le cui, insomma, i cui telefoni eccetera erano stati messi sotto controllo erano al corrente. Dopo 3 giorni tutti sapevano, Maria, di essere Grazia, controllati. Ma c'era chi stata sarebbe una fuga di notizie, Maria, sì, Grazia, Eleonora. Ma chi sarebbe stato il confidente di chi? Perché questo che non si capisce. Cioè, allora, ferma lì che mi rispondi fra poco. Continuiamo ad ascoltare il racconto dell'ex PM Maria Angioni, che seguì il caso dall'ottobre del 2004 a luglio 2005. Questa importante intercettazione del 2005, adesso ne parleremo. Allora, i magistrati andarono a Ragusa per sentire alcune persone appartenenti a un nucleo familiare, in particolare a due donne, ma accade, dice Langioni, qualcosa di anomalo, un qualcosa che ha invalidato tutto il delicato lavoro che lei stava portando avanti. Ascoltate quello che dice. Decisi di andare a fare un'attività a Ragusa. Dovevamo farla solo con la sezione DPG, Polizia Giudiziaria, di cui mi fidavo e che obbedivano alle mie direttive. Ma invece all'improvviso, dopo essere partiti con la solita squadretta, scoprii che sono venuti tutti con noi, a partire dagli uomini del commissariato di Mazara fino al comando dei carabinieri, che non avevo chiesto. Eravamo una 50 di persone in tutto, dalle iniziali 5. Avevamo sentito un'intercettazione che ritenevamo molto importante, davvero inquietante. Un'intera famiglia era stata sottoposta a un'intercettazione, in particolare 2 donne. Ma ecco che mentre stavo sentendo a sommare informazioni una persona, arriva in maniera inopportuna un esponente delle forze dell'ordine, diverso dalla mia squadra di polizia giudiziaria, che mi interruppe e dicendo delle cose che avrebbe dovuto dire in separata sede. E così ha bloccato di fatto anche il flusso di informazioni che stava provenendo dalla persona interrogata. E quell'attività è morta lì. Ero incavolata nera. Noi siamo veramente davanti a tutto quello che stiamo ascoltando col senno di poi. Sono sconvolgenti queste dichiarazioni. Vladimir. Sì, sono sconvolgenti, abbiamo appena sentito quello che è stato riferito, anche perché è importantissimo soprattutto i primi tempi delle indagini, perché poi dopo, se passa tempo, le cose si fanno sempre più difficili. Noi ci troviamo davanti a 2 ipotesi, un'ipotesi più tragica, perché se sentiamo le intercettazioni tra Alice e Jessica, cosa si dice? Si fa una confessione, si dice che questa bambina è stata uccisa e si chiede all'altra persona di tacere. E poi c'è l'altra ipotesi, quella che ovviamente la mamma vuole continuare a sperare, cioè che lei sia viva e che sia stata vista a Milano. Cioè, ci troviamo davanti a una never ending story, una storia che non finisce mai, con lo strazio di una donna che ancora oggi non sa la verità e che sa che qualcuno sa, perché è impossibile che in un paese arrivino delle persone da fuori, nessuno se ne accorge, in un paese dove anche le persiane hanno gli occhi e nessuno si accorge che questa bambina viene rapita. E io penso che se una bambina viene rapita da un estraneo, magari questa bambina si mette a urlare. Se invece questa bambina viene portata via da persone che già conosce, magari possiamo supporre che questa bambina non oppone resistenza. Questa Denise Pepitone ha bisogno veramente di verità, e la mamma ha bisogno di, come si dice, di mettersi l'anima in pace, perché penso che non ci sia uno strazio peggiore che quello di non sapere che fine ha fatto la figlia. Volevo dire che io credo molto in questo avvocato, Eleonora, è una persona molto seria. Adesso ne parleremo. Per cui sì. Se lui dice che ci sono delle nuove intercettazioni, secondo me ci sono delle novità. E secondo me anche il fatto che sono andati a rivedere quella botola, a vedere quel pozzo dopo 17 anni, secondo sì. me è dentro questa nuova pista di nuove intercettazioni. Alessi, nuove intercettazioni. Che cosa potrebbe dire Frazzita entro domani, secondo te? Cioè, la domanda è questa: come possono esserci intanto nuove intercettazioni dopo tutti questi anni? E forse, magari, sono intercettazioni che sono state riprese, rilavorate, potrebbe... Non analizzate all'epoca. Non analizzate all'epoca, dice Tonia.
C'è un'omertà di fondo, Leonora, che c'è stata dalla prima fase delle indagini. Non è possibile che qualcuno abbia visto, come ragionevolmente dobbiamo pensare, ma che non abbia parlato. E a distanza di 17 anni tutto questo, risalire ovviamente alla verità con una patologia della testimonianza, si dice così in criminologia, cioè praticamente è difficile ricordare allora, figuriamoci adesso, cioè una verità che qualcuno sa, quasi sicuramente tace. La bambina è stata avvicinata da una persona conosciuta che ha agito, presumibilmente penso questo, perché ha agito in troppo poco tempo. Ha agito troppo in troppo poco tempo e ha praticamente familiarizzato con le abitudini della famiglia e della bambina, perché avvicinarsi così appunto in una tempistica fidandosi subito l'11 settembre del 2004, 10 giorni dopo la scomparsa di Denise, Anna Corona, Jessica Pulizzi e Gaspare Galeb vengono convocati dalla polizia. Gaspare è l'ex fidanzato di Jessica. Nella sala di attesa i militari li intercettano una parte della loro strana, dico strana, conversazione. Ascoltiamo bene. La tendina, che gli ho detto là in cucina. Vedi di qua e là. Gaspare? È da 3-4 anni che mi vanno le cose sempre più male. Gaspare, coraggio. Tu ne hai fiducia in me? Mi stimi? Sì. Mi vuoi bene? Sì. Non ti scordare certi momenti nostri, che sono solo nostri. Allora, sentiamo il nostro Massimo Di Gianantonio. Intanto pensiamo dove sono queste tre persone, ok? Sanno sicuramente che vengono intercettate. Possiamo rimandarla un attimo così la ricommentiamo? Sanno di essere intercettate, cioè sanno che c'è qualcuno. Anna Corona è molto ben vigile dal parlare, Gaspare un po' meno. Sentite. La tendina, che gli ho detto là in cucina, vedi di qua e là. Gaspare? È da 3-4 anni che mi vanno le cose sempre più male. Gaspare, coraggio, tu ne hai fiducia in me? Mi stimi? Sì. Mi vuoi bene? Sì. Non ti scordare certi momenti nostri, che sono solo nostri. Non ti scordare certi momenti nostri che sono solo nostri. Lei dice Gaspare, lei non parla. Lui parla, ha bisogno di sfogarsi, di Gianantonio. C'è evidentemente un desiderio di questa persona di togliersi forse un peso molto grosso dalla coscienza e viene immediatamente ripreso con quel tono Gaspare che cerca di controllarti, cerca di stare zitti. Tocchiamo con mano una conversazione che in qualche modo serve ad occultare, serve a non dire, serve a non far emergere. Con questi sintomi, la tendina, le cose, ricordati quello che abbiamo fatto, certe cose non devono essere mai dette fuori da noi. Quindi ci sono tutta una serie di elementi, ovviamente indiziari, che ci dicono che la comunicazione tra queste persone deve nascondere, deve occultare, deve assolutamente essere sottaciuta, e questo è un qualcosa che ci fa pensare e ci fa riflettere. Ad un certo punto, sempre all'interno della stazione di polizia, Anna Corona e Jessica Pulizzi rimangono in compagnia di un militare, con il quale la Corona sembra avere una grande confidenza, tanto che si rivolge a lui chiamandolo per nome. Sentite. Hai capito, Peppe? No, poco fa mi ha detto Jessica. Peppe, hai capito? Cioè, io so che lei è venuta dal mercatino, è venuta da me. Qua non stiamo accusando noi nessuno, stiamo cercando di capire come vanno le cose. Peppe, però è pure che poi diventa un discorso di nervi, perché io mi sono innervosita con mia figlia e io confermo le mie cose. Tu mi dici che tieni la patente, io guardo lei, glielo hai detto tu? E dice, no mamma. E allora, glielo hai detto tu? Io mi incazzo con lei, non con te. Inizialmente. Perché io amo la precisione. Può capitare che, di dire... Raccontare, è importante la cosa. È inutile che si arrabbia con sua figlia.
Ma perché? Se magari non l'ha già detto Denise Murillo? Non l'ha detta. Allora, trascorrono 10 giorni dalla scomparsa di Denise. Anna Corona incalza la figlia su cosa avesse fatto quella mattina. Le fa un vero e proprio interrogatorio. Sentite. Mi puoi raccontare tutta la mattinata per cortesia tua? A Gaspare l'hai visto di mattina? No, ti ho detto. No, una volta sola mi devi rispondere. L'hai visto Gaspare? No, tu non te ne vai da nessuna parte. L'hai visto Gaspare? No. A questa bambina l'hai vista tu? No. Da questa strada ci sei passata tu? No. Dalla sorella di Gaspare ti sei fermata tu? Ah, nemmeno ci parlo io. Non ci parli, ma ti sei fermata. Ciao e basta. Ma ti sei fermata? No. A Denise, l'avete vista questa bambina? No, no, ti ho detto, ho preso... No. Al cimitero ci sei andata? No. Sei andata a comprare i vestiti e poi che hai fatto? E poi sono passata da te e me ne sono andata a casa con Alice. E non hai fatto più niente? No, me ne sono andata a casa e ho cominciato a fare un po' le pulizie. Ho cucinato e ho aspettato che venissi tu. Stai dicendo la verità? Sì. Sei tranquilla che è la verità? Sì. Allora Alessi, adesso mandiamo anche quella del militare, perché tra le tante intercettazioni prima ne abbiamo mandato l'Anna Corona con una donna e non chiaramente con il militare. Allora sentiamo Roberto, come mai secondo te questo interrogatorio così a freddo, con delle domande che insomma, se io fossi la figlia di una persona dico ma perché mi chiedi tutte queste cose? Come o hai paura che io preparato. Ho fatto qualcosa oppure stai attaccando perché dicono l'attacco è la miglior difesa. Alessi. Sembra quasi una preparazione, ma questa è solo una mia sensazione, la preparazione di un test che potrebbe anche poi tornare ad essere interrogata e per cui si deve preparare alle domande scomode. Ma questa è solo un'illazione, sottolineo. Tornando alla domanda che mi hai fatto tu prima, Eleonora, sì. Quali potrebbero essere le nuove intercettazioni di cui parla l'avvocato Frazzitta? Potrebbero essere quelle intercettazioni di cui aveva già parlato Maria Angioni, l'ex PM, che diceva che c'erano delle intercettazioni che stranamente, sono parole sue queste, c'era, quando arrivavi al clou della frase, era sempre incomprensibile la trascrizione. Addirittura, ma questo, ripeto, potrebbe anche essere solo un'illazione, non solo mia comunque, che qualcuno ci avesse messo le mani su quelle intercettazioni, su quelle registrazioni, per non renderle così appetibili ai fini dell'inchiesta. Ed è anche possibile che oggi, con i nostri mezzi, che ripeto, sono passati 17 anni, possiamo capire che quelle sfumature su quel punto di registrazione possano essere in qualche modo decifrate. Sì, ma quello che dice sì, Langioni, è possibile che ci sia stato qualcuno lì a depistare? Carlo allora, Buca... Langioni è molto chiara. Langioni è molto chiara perché dice che lei ha avuto fortemente il sospetto che all'interno della famiglia Corona ci potesse essere qualcuno che era un confidente della polizia e quindi quanto confidente particolarmente protetto. Ricordo tra l'altro che Anna Corona non è che stiamo parlando di un personaggio che aveva molto potere, era una donna di servizio che portava avanti la sua famiglia ed era da 3 anni separata, però aveva anche un fratello che è stato anche coinvolto in una inchiesta chiamata Tonno Bianco, dove il bianco si intendeva il colore degli stupefacenti e credo che sia stato anche condannato. Vabbè, questo e non vuol questo dire fratello niente. Non vuol dire assolutamente niente, però sempre Maria Angioni ha detto pure che quando fu interrogato il fratello si parlava appunto del caso di Denise Di Pitone, lui in maniera molto arrogante ha risposto e che ne so io, e dopodiché il suo interrogatorio praticamente è finito con questa dichiarazione, che è abbastanza particolare che oggettivamente gli inquirenti potessero, diciamo, avere un atteggiamento così apparentemente superficiale. Ripeto, sono sempre dichiarazioni della dottoressa Angioni, sottolineo. Così come, sempre da parte della dottoressa Angioni, ha detto che improvvisamente dopo più di 1000 telefonate tra un'amica di Anna Corona
e lei ha praticamente queste telefonate dopo 3 settimane dal caso, dalla sparizione di Denise, si sono interrotte. Non solo si sono interrotte, ma addirittura non ha mai più usato quel telefono. Tra l'altro la signora, l'amica di Anna, era allora legata da un'amicizia con uno degli inquirenti, con un personaggio importante dalla polizia. Aspetta che ci siamo persi, Alessi, una cosa alla volta. Adesso mi parli di questa amicizia. Volevo solamente fare sentire questa intercettazione di cui stanno parlando tutti. Il giorno dopo la scomparsa di Denise, al telefono intercettato di Anna Corona arriva una telefonata e risponde una bambina, a cui la donna dice di stare zitta. Sentite. Riascoltiamola, grazie, rimaniamola in onda. Ora, questa intercettazione come venne valutata dai giudici del tempo, Maria Grazia? Perché se si sente la voce di una bambina, nessuno si è chiesto come mai c'è una bambina a casa di Anna Corona il giorno dopo della scomparsa di Denise Pipitone? Maria Grazia. Come mai? Continuiamo a chiedercelo. Come mai, Eleonora? Infatti, continuiamo a chiedercelo anche noi. Come mai non è stata mai presa in considerazione quella intercettazione? Soprattutto, chi era quella bambina? Poteva essere davvero Denise, così come sospetta Piera Maggio, o era un'altra bambina, la nipotina di questa donna, la figlia di una vicina di casa? Questo a 17 anni di distanza non lo sappiamo, non siamo in grado di rispondere a questa domanda e probabilmente non sono in grado di rispondere a questa domanda neanche gli investigatori, perché questa è una delle tante intercettazioni che non è mai stata presa in considerazione e che non ha avuto nessun valore nel corso del processo. Ma io mi chiedo, ma durante un processo, la sparizione di una bambina, dove una mamma comunque punta il dito in maniera abbastanza indicativa, no? Carlo Pucca. Sì, ecco, tutto quello che noi abbiamo appena ascoltato, intercettazioni, i non detti, i non riferiti, ma questa, una bambina il giorno dopo la scomparsa di Denise a casa di Anna Corona. Com'è possibile che non siano state prese in considerazione? Noi non diciamo, per carità, è colpa sua, perché sono state assolte, per cui assolutamente non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma ci chiediamo come sono andate avanti le indagini, come si è stato fatto sto processo. Allora, se non sono state prese in considerazione queste intercettazioni, che cosa è stato preso in considerazione? Perdonatemi. Esatto. Guarda, Carlo Pucca. Allora, premessa, io ho una bambina di 4 anni. E quindi tu puoi immaginare, diciamo, il mio pathos rispetto a una storia come questa che vede coinvolta una bambina scomparsa all'età di 4 anni. E tu mi chiedi com'è possibile? È possibile anche perché naturalmente la madre di Denise è una madre di un certo tipo, è una madre che vive in un certo contesto e che quindi ha avuto una forza, chiamiamola politica, inferiore rispetto a quello che potremmo avere noi se capitasse a noi una vicenda del genere. Cioè non è stata supportata probabilmente all'epoca in maniera forte e decisa, ed ecco perché è importante la presenza di questo avvocato oggi. Queste storie poi alla fine si nascondono le soluzioni nei dettagli. Voi siete stati bravissimi oggi, tu Eleonora, qui, perché oggi avete messo insieme i dettagli che fanno la storia. Qui c'è un chiaro depistaggio, un evidente depistaggio. Mi assumo la responsabilità di quello che dico. C'è un evidente depistaggio. Qui è stato fatto qualcosa per nascondere la verità. E devo dire, anche PM che parlano poi con il tempo, cioè, se uno aveva dei sospetti all'epoca, forse era il caso già all'epoca, diciamo, di capire perché c'erano 50 agenti di polizia invece di 5 e non ricordarlo dopo anni. Mi dispiace, bisogna dire anche questo. Sì, sì. Allora, forse la prima indagine che andrebbe fatta, ecco, è su come sono state fatte le indagini. Forse scopriremo delle cose, sapete, in Italia poi la realtà arriva dopo 20 anni, 25 anni per ragioni
anche i progressi della scienza, e lo consiglio magari a chi sa, i progressi della scienza adesso fanno scoprire le cose, un DNA si trova sempre, un'intercettazione che non valeva 25 anni fa, adesso viene da periti bravissimi che ho conosciuto personalmente, interpretata. Allora chissà, dovrebbe parlare, anche perché viene beccato, non adesso, fra 10 anni, fra 5 anni, fra 3 anni, meglio arrivare subito alla verità, anche perché c'è una madre, attenzione, che ha bisogno di realtà, bisogna dare una risposta a questa madre, fatelo se non altro per un impeto, diciamo, di sentimento e non di verità, perché, dico l'ultima cosa, Eleonora, questa storia riguarda tutti noi. Riguarda tutti noi, perché qui è non ci fa nessuno una bella figura, lo Stato non ci sta facendo una bella figura su questa cosa, ma come possiamo sentirci sicuri? Parliamo tanto di sicurezza, no? A volte diciamo sbagliando l'obiettivo, ma se non siamo sicuri rispetto ai nostri figli, ai nostri bambini, come possiamo pensare di essere sicuri? Trovare Denise, la verità su Denise restituisce reputazione all'Italia, allo Stato e alle forze dell'ordine. Quindi bisogna fare il massimo sforzo, un sforzo assoluto. Lo sforzo assoluto su quello che hai detto prima, sul fatto che questa mamma non fosse supportata politicamente, però voglio dire, quando scompare una bambina non è che qualcuno deve essere supportato politicamente, cioè la legge, la giustizia, il percorso, ragione, il percorso degli inquirenti, dei magistrati dovrebbe essere già un supporto totale. Perché adesso ci sei tu, cioè, ci sei tu da molti anni a raccontare queste storie. 17 anni fa non era così. Infatti, 17 anni fa, questo era un paese, soprattutto io sono meridionale, in alcune zone del paese dove invece l'omertà era assoluta. Se non arrivava un fissato, un giornalista fissato, una testata, una trasmissione, tu lo fai adesso, tu sei, diciamo, un faro in questo mondo. Prima non era così. 17 anni fa c'era il buio intorno a queste storie. Ma io su questo ricordo il caso di Serena Mollicone, che dopo tanti anni, solamente grazie al padre, io credo che questa madre, nel caso di Denise Pipitone, Piera Maggio, veramente sia stata una madre molto forte, sia una madre molto forte e coraggiosa, in tutti questi anni non ha mai smesso veramente di cercare la sua bambina, ed è solamente grazie a lei, supportata o non supportata, ma è solo grazie a lei che si sta continuando, e meno male adesso hanno riaperto le indagini. Sentiamo questa intercettazione, conversazione tra due uomini registrata da una cimici che si trova, dove si trova la nostra Maria Grazia San Rocco adesso, sul motorino sotto casa di Anna Corona e Jessica Pulizzi. Era il 24 novembre del 2004. Sentite. Sono brevi, per cui vanno risentite. Risentiamola un attimo, grazie al nostro Giuseppe Bucolo. Ora, Maria Grazia, anche davanti a questa ci chiediamo come è possibile che intercettazioni di questo genere non siano state valutate. O valutate e messe da parte. È un depistaggio. Ma chi era? Ma chi ha parlato? Chi sono questi due? Non è possibile, non è possibile. Siamo davanti a una cosa gravissima, gravissima. Cioè davvero, e qualcuno deve preassumersi la responsabilità. Bisogna indagare su chi ha indagato, bisogna allargare l'inchiesta, perché non è possibile. Ma guarda che la stessa PM, la ex PM, che non ha indagato su tutto, ha indagato su un anno, ok? Ha detto delle cose, ripeto, cose molto molto gravi. Chi ha aperto il fascicolo? Al momento non ha risulto un fascicolo aperto. Però non hanno avuto un seguito. Io concordo con te, nel senso che il caso, tu non vuoi darti un merito, ma la realtà è questa. Il caso è risalito alla luce grazie ai media, grazie anche a questa trasmissione, grazie anche al caso diventato mediatico della Russia. Ma noi in realtà abbiamo... è sempre stato mediatico. Adesso sì, è stato fortemente mediatico in base ai precedenti che tutti sappiamo della bambina russa, perché fino a questo momento l'attenzione non c'è stata, e il depistaggio, mi assumo anch'io la responsabilità. L'attenzione c'è stata ogni tot, perché arrivava qualche segnalazione. La verità
e il dolore si rientrava nel cronodombra, dopo si ritornava, si il dolore di questa madre evidentemente non è stato ascoltato quanto si doveva. Oh. Sì, ma al di là del dolore della madre, ma perdonatemi, ma qua c'è un'intercettazione di due che stanno al motorino là sotto e dicono dove l'hai portata? Ma al di là, scusami, perché poi sennò diventa, sennò diciamo sempre le stesse cose, no? Parliamo del dettaglio. Questa intercettazione che abbiamo appena sentito, Maria Grazia, quanto tempo dopo, andiamo nei dettagli, fatemi capire, quanto tempo dopo viene fatta rispetto alla scomparsa di Denise? Dopo circa mezzo, no Denise, due mesi, ecco, circa due mesi. Questo motorino... Dopo circa due mesi, il motorino si trova più o meno in questo punto, ecco, vedete, questo incrocio, il motorino è quello di Jessica. Su quel motorino c'è una cimice. Oltre a Jessica ci sarebbero due persone, due uomini, o quantomeno due uomini sono vicini al motorino di Jessica e dicono questa frase che ti ha detto Peppe, cosa devo fare, dove devo portare Denise? La risposta è fora, quindi fuori. Quindi sì, deduce in qualche modo che stiano parlando di una Denise in vita, di una bambina ancora in vita. All'epoca fecero delle indagini, cercarono le Denise presenti su Mazara del Vallo, circa erano poche, ora non ricordo esattamente il numero delle bambine con questo nome. Analizzarono e cercarono di capire se qualcuno stesse parlando di una di queste Denise, i familiari negarono. Dunque, se non stavano parlando di queste Denise, di queste ipotetiche Denise, di chi stavano parlando? A questo punto l'avvocato Frazzitta e Piera Maggio dissero che sicuramente queste due persone, questi due uomini, stavano parlando di Denise Pipitone, di quella bambina di cui non si sapeva più nulla dal primo settembre. Proprio sotto casa di Anna Corona e Jessica Pulizzi, dopo due mesi della scomparsa di quella bambina, perché parlare sotto casa? Perché questi uomini sono stati intercettati da un'altra parte? No, perché stavano intercettando Anna Corona, Jessica Pulizzi. Ma Eleonora, perché questi due uomini in motorino parlano sotto di Denise, di una certa Denise? Proprio lì. Dimmi Maria Grazia. Forse perché queste due persone conoscevano Jessica. Noi non sappiamo esattamente chi fossero queste due persone. Ci sono stati molti sospetti su una persona. Si faceva riferimento ad un certo Peppe. Ebbene, Peppe uscì fuori nel corso dell'indagine anche in merito ad un'altra vicenda. Alcuni mesi dopo, anzi per la precisione, 9 anni dopo, un uomo, un sordo muto, rivelò di aver visto proprio Denise Pipitone nei pressi del magazzino in cui lavorava e disse di averla vista in braccio ad uno dei suoi parenti, ad un suo parente che si chiamava proprio Peppe. Quest'uomo fu ascoltato, poi si avvalse della facoltà di non rispondere, ma disse che questa bambina aveva una canotta ed era stata coperta. E quando Giacomo Frazzitta, l'avvocato, mostrò la foto di Denise, quest'uomo ebbe un sussulto e disse sì, riconosco, è lei, indicò gli orecchini, quindi parlò di una bambina, ma riconobbe Denise, questo è quello che fece intendere quell'uomo. Il nipote fu ascoltato, ma disse che suo zio, essendo sordomuto, non era in grado di comprendere bene la lingua. Esatto, e dobbiamo dire che la Corte di Cassazione... Sì. Probabilmente la Corte di Cassazione, diciamo che ha assolto Jessica Pulizzi, ma ha ribadito ancora una volta che l'attenzione doveva essere puntata proprio su questo uomo che purtroppo ora è deceduto, per cui non sarà possibile ascoltarlo. Che era stato intervistato, però mi sembra, da chi l'ha visto, vero Maria Grazia? Esatto, era stato intervistato. Ricordo quell'intervista, sì. Mi ricordo, ed era stato molto molto chiaro. Peccato che poi il suo racconto è stato un po', come dire, non dico insabbiato perché sarebbe un'accusa, però comunque edulcorato dal nipote. Non preso in considerazione, ecco. Lui in primo e secondo grado non fu mai ascoltato, fu ascoltato dagli investigatori. Ma io anche qui mi chiedo, ascoltato dagli investigatori. Ma mi chiedo perché una persona che dice una cosa così poi non venga nemmeno... Cioè, tra l'altro con un'offesa gravissima nei confronti delle persone sordomute. Io voglio ricordare che se sei sordomuto
Non è che, certo, che non sei affidabile. Questa persona davanti alla foto vista, io me lo ricordo il filmato, di Denise Pipitone, ha subito chiaramente detto che era lei. Poi volevo dire che le cimici non sono state messe a tutti i motorini dei ragazzi del paese, sono state messe in quel motorino, sotto quel motorino, perché già si stava seguendo una pista. E allora io mi dico, se viene intercettata una conversazione sotto casa di Denise, in cui qualcuno dice dobbiamo portare Denise fuori, quando dice fuori intendo fuori dal paese, per quale motivo questa intercettazione non ha avuto il vaglio, l'analisi che meritava di avere? Beh, ma e poi ricordo... le domande sono veramente tante. Allora, vediamo le immagini girate nel 2004 a Milano, in cui la donna Rom chiama la bimba che è con lei, Danas, che è molto simile a Denise. Dopo questo filmato voglio fare una domanda a Maria Grazia Sarrocco su quel nome, Peppe. Guardate. Ecco, Maria Grazia, così uniamo tutti i punti. Questo filmato viene fatto un mese dopo dalla scomparsa, più o meno? Quando è stata avvistata? Sì, il 18 ottobre. 18 ottobre. Un mese dopo ancora, quei due in motorino parlano e si chiedono dove è stata portata Denise, dove, giusto? Per cui coinciderebbero... Dove devo portarla? Coinciderebbero, diciamo, i tempi, giusto? Ora, allora, tempi, Denise, quella bambina... Sì, sì, beh, certo, nell'ipotesi in cui fosse Denise, non un'altra bambina, certo. Chiaro. Ecco, Peppe, si chiamava anche il militare con cui aveva parlato Anna Corona in caserma? Peppe, che non vuol dire nulla, però è un'altra coincidenza. Chi sono quei due uomini in motorino? Sì. Nessuno ha cercato di capire chi erano questi due. Anche questa è pazzesca. Non lo sappiamo. Appunto, non si sa nulla. Cioè, nessuno ha chiesto chi fossero questi due che parlavano di Denise sotto casa di Anna Corona. Nessuno ha chiesto, dice Antonio, è veramente incredibile, noi che raccontiamo tanti processi e tante storie, obiettivamente, cioè, più i punti oscuri qua sono, cioè, nessuno ha chiesto, parlavano di una Denise, parlavano e si chiedevano dove la devo portare e nessuno sa chi sono questi due. Più si scava in questa vicenda, più vengono fuori gli elementi, più gli elementi si mettono uno accanto all'altro e più ci si rende conto che c'è una realtà altra che non è stata approfondita, che non è stata, certo, chiarita, che non è stata messa al servizio dell'inchiesta e dunque anche al servizio della verità. Mi immagino che dramma debba essere nella mente di Piera Maggio, sbattuta in pochissimo tempo, in pochissime settimane, dalla ipotesi di ritrovare Denise viva, trasportata in Russia, piuttosto che dopo la scoperta della botola dire non cerco più mia figlia viva, ma cerco soltanto le prove della sua scomparsa, le prove della sua morte. È qualche cosa di umanamente veramente drammatico e bisogna riconoscere alla mamma di Denise questa enorme energia di non aver mai abbandonato la speranza e comunque la ricerca della verità. Sì, Davanti a tutti questi elementi potete immaginare anche un mondo normale, in un mondo normale, dopo 10 minuti doveva esserci, certo, qualche volante lì a bloccare i due. Cioè, tu la cimice l'ascolti in diretta, non è una registrazione che allora, ascolti. Cioè, c'è qualcuno che sta ascoltando e chiama il collega e dice guarda, vai a prendere c'è una realtà tecnica che non è stata scoperta. È incredibile. Dimmi. Sì, no, c'è una realtà tecnica che non è stata seguita, cioè tutte le intercettazioni, lo insegna la letteratura, devono essere ascoltate tempestivamente, nell'arco di 2 ore. Le persone devono essere riascoltate personalmente, quindi interrogate tempestivamente. Tutto questo non è stato fatto, non sappiamo il perché, ma sappiamo che quel
tecnicismo che non dipende solamente dai mezzi che non c'erano, ma da una non volontà, mi permetto di dire, dalla volontà di trascurare un caso che in una situazione anche culturale, diciamolo, molto difficile, dove l'omertà prevale, è stata appunto portata negli anni così. Ora, dopo 17 anni, ci ritroviamo... Beh, però l'omertà, scusatemi, adesso non è una situazione culturale, ripeto, l'omertà... Anche c'entra questo. Qua si parla di una bambina rapita, ma che c'entra, scusatemi, l'omertà, la cosa quando gli inquirenti sono andati, invece di andare nell'appartamento giusto, sono andati in appartamento sbagliato, ma quella omertà, qua stiamo parlando di indagini che non sono andate come dovevano, non c'entra niente l'omertà qua, scusatemi, o la cosa culturale, perché sennò ci nascondiamo sempre, scusate, dietro i soliti luoghi comuni. Assolutamente tutte e due le cose. No, ma non è tutte e due le cose, qua stiamo parlando di intercettazioni, ragazzi, perdonatemi, che non sono state su niente e per niente. Due, in motorino che parlano di Denise e dicono dove la devo portare, non si sa neanche chi sono, ma di che stiamo parlando? Ma veramente, lasciamo tutto stare per oscurato. Un attimo i soliti discorsi che sentiamo, che ormai no, no, ecco, cerchiamo di andare un po' più nel dettaglio, di capire e di ragionare insieme. Il dettaglio è questo, i tecnici non hanno fatto le indagini bene. Che cos'è questo? L'appartamento sbagliato. Sono andati in un appartamento sbagliato. Anna Corona dice, come? Prego, perdonatemi, sono andati in un appartamento della vicina e nessuno se n'è accorto. Cioè, lo siamo venuti a sapere dopo. Sentite. Si recano nella via Pirandello a casa di Anna Corona, ex moglie, per trovare Pulizzi e cercare la minore Denise Pipitone. In quel luogo la Corona li fa accomodare nella casa della vicina, che si allontanerà perché comprende la delicatezza del ragionamento. Anna Corona, come indicato nell'atto di accertamento redatto il 2 settembre, gli farà controllare la casa, ma loro indicheranno nell'atto casa di Corona. Solo a dibattimento si avrà modo di scoprire che la casa in oggetto di accertamento era quella al pian terreno e non anche quella al secondo piano in uso ad Anna Corona. I giudici si interrogano su un fatto. Occorre ora passare al secondo aspetto significativo riguardante l'eventualità che fu la Corona spontaneamente e con naturalezza a proporre di entrare nell'appartamento della Ora, ripeto, vuol dire tutto, non vuol dire niente, ma se devono entrare a casa tua e tu gli dici come, scusa, prego, accomodati e vai nell'appartamento della vicina, poi mi chiedo perché la vicina non ha parlato. Sì, cioè, vuol dire qui niente, a voler però essere... vuol dire pure che magari Denise era su in quelle ore. Ci possiamo dire tutto allora? Ci rendiamo conto, attenzione, cioè, perché lei fa entrare le forze dell'ordine in un altro appartamento? Perché aveva qualcosa da nascondere nel suo? È evidente, altrimenti perché uno fa così, scusatemi? A voler essere in buona fede uno penserebbe vabbè hanno sbagliato, ma qui se metti insieme tre elementi capisci che se proprio non vogliamo parlare di depistaggio ma vogliamo parlare di superficialità delle indagini abbiamo intercettazioni che non sono state analizzate e prese in considerazione per il loro contenuto che è agghiacciante. L'appartamento sbagliato, e noi sappiamo quanto sono importanti le prime ore delle indagini, ma io voglio aggiungere, se c'è il sospetto, se c'è una pista che quella bambina potesse essere in quell'appartamento, perché oltre alle cimici non si è pensato anche a una videocamera, una telecamera nascosta? Perché magari anche attraverso la telecamera oggi potremmo risalire all'identità di quegli uomini che hanno parlato sotto l'appartamento di Corona e hanno detto Denise dove la vogliamo portare. Sono tutti elementi che ci fanno capire che questo caso non è stato affrontato come doveva essere affrontato. Allora la domanda è che cosa potrà dichiarare adesso Frazzita tra oggi e domani mattina? Quali novità? Sicuramente alla luce di tutte queste riflessioni e dell'apertura delle indagini, riapertura delle indagini, secondo me di materiale ce n'è e ce n'è anche tanto. Questa è una telefonata, quella che vi faccio ascoltare adesso, tra Anna Corona e un suo amico proprio il giorno successivo alla scomparsa di Denise. Sentite, lei probabilmente già sa che viene intercettata. Allora, mannia, ha due parole da attendere. Una e due parole, che le apre la richiamerò. Allora, buttare il giornale la sentuta a mangiare tu. Sì. Lo sa, so cosa succede a mangiare che scompare una vicerita. Sì, non dice. Non si dice.
lo sentiste? Sì. Oh. E io avevo ieri mattina, ieri quando finite a lavorare, fino a ieri sera che sono stato al comando dei carabinieri. Hai capito? Non ti interessa perché? Va bene, ma non ti interessa perché? Non ti interessa. Segui dovuto ai giornali, gioco. E questa ora lasciami stare, ma devo andare a lavorare, me ne sto andando a lavorare. Sì, ma io ti volevo risolvere. Ma tu mi rompi il c***o mia quando mi sente. Quando io ti dico una cosa, se tu non lo fai arrabbiare, tu a mia mattina la dirisse. Ho sentito dai giornali e mi dicessi. Ti dissi ieri sono stata al comando dei carabinieri dal pomeriggio alla sera, ora tu ancora mi rompere le c***o a fare le domande. Va bene, ma scusa, no. Scusa, non ti chiedo il giornale e ti leggo il giornale. Va bene? Sì. Punto e basta, non mi chiamare più al telefono per oggi. No, va bene, no. Sempre questo meccanismo, no? Stai zitto, quello parla, stai zitto, hai visto il telegiornale... In questi dialoghi mi colpisce il fatto che occorra avere sempre l'adesione a quello che dice questa donna. Con le figlie, con gli amici, con gli altri al telefono. Dice, hai capito bene? Devi confermare quello che dico io. Hai capito bene? Non si può avere un'interpretazione differente. Non puoi avere nessuna opinione diversa dalla mia. Tutto detto con un tono di voce che non ammette repliche e che sta a dimostrare una certa linea precisa e specifica. Che problema c'è a dialogare con un altro? Qual è la difficoltà ad accettare un punto di vista differente? Cosa non può essere tollerato da un'idea diversa da quella che voglio accreditare io? Sono tutta una serie di pensieri sui quali certo non possiamo dare una risposta certa oggi, ma che ci mettono tutta una serie di dubbi e di interrogativi. Ecco, allora il dubbio ce lo mette anche questa intercettazione che io ora vi faccio ascoltare. Dopodiché vi farò ascoltare anche quello, la stessa intercettazione però riportata in tribunale. Attenzione. Anna Corona e Jessica Pulizzi, ancora in caserma, vengono intercettate mentre parlano anche di Piero Pulizzi, il papà di Denise. I carabinieri hanno trascritto così quanto detto dalle donne. Sentite bene perché poi vi faccio vedere la differenza. Il mio parlare schifoso c'entra adesso con la scomparsa della bambina, perché adesso lui è torturato. Certo che tuo padre è proprio impuntato con me. C'è poco da fare. Tuo padre è impuntato con me e neanche so questa reazione che ho avuto io quando ho aperto la porta e sono entrata qua dentro, perché non mi volevano far entrare dato che tu eri sola qua. Dice no, c'è suo padre. Mentre che camminava mi ha visto, le ho sorriso e mi sono fermata con lo scooter. Siamo arrivati qua, per tuo padre, per il mio carattere schifoso. Io sono tale e quale a te. Boh, vabbò. Jessica, ma te ne accorgi com'è? Cioè, io ci vedo negli occhi di quest'uomo, io ci vedo odio. Stessa intercettazione che avete sentito però in tribunale è riportata in maniera diversa, specialmente per un passaggio, ovvero non sentirete Jessica dire di aver visto Denise, ma la sentirete dire di aver visto il papà, Piero. Incredibile. Non c'è? Adesso la prepariamo. Comunque... Non è stata caricata, va bene. Comunque, Maria Grazia, il discorso è questo. Stessa intercettazione, però riportata in maniera diversa. Anche questo è un grande dubbio, no? Sarrocco. Sì, questo è un grande dubbio, come tanti dubbi che avvolgono questa misteriosa scomparsa. Eleonora, vorrei fare un passo indietro perché proprio durante la diretta una mia amica di origine croata ha sottolineato un passaggio molto importante che non avevamo mai preso in considerazione in questi 17 anni. Il nome Danas, quindi torniamo a Milano, il nome Danas. Sì. Allora, abbiamo sentito quella donna chiamare la bambina. Danas, questa dovrebbe essere la pronuncia esatta in serbo croato. E non è un nome che si usa in Serbia o in Croazia, ma significa oggi. Quindi una cosa molto strana, questa mia amica ha sottolineato questo passaggio proprio perché non era mai stato preso in considerazione questo aspetto. Quindi perché chiamare questa bambina con un nome che in realtà non è un nome? Non è un nome di persona, ma semplicemente indica oggi.
Beh, è davvero molto strano questo, forse anche questo aspetto dovrà essere approfondito. O forse sbagliando una pronuncia da Denise ad Anas, esatto. No? Esatto. Magari lo stesso nome appunto, viene interpretato nella propria maniera, pronunciandolo in maniera diversa dal nome originale. Potrebbe anche essere una cosa che si fa pensandola, no? Ragionandola in maniera razionale. Non ti chiamo Denise, ti chiamo in un'altra maniera, però ti chiamo in una maniera in cui la bambina si gira. Esatto, non è che Denise era una bambina sicuramente molto intelligente, non si sarebbe girata se l'avesse chiamata a pronunciare bene Denise, ecco, in un'altra, anche con un altro nome, esatto. Che se, non se tu dici nulla, Denise, no? Metti in sospetti chi ascolta, no? Sempre subito Denise. Mentre se dici Danas, che è un nome che appunto che non esiste, ottieni sia l'attenzione della bambina, esatto. Sia il fatto che la gente che ti ascolta da fuori non collega subito al nome Denise, credo. Ecco, per cui potrebbe essere intenzionale, no? Cioè di non averla chiamata così sbagliando, ma che fosse intenzionale. Stessa intercettazione, ascoltiamo solo questa, rispetto a che adesso l'abbiamo caricata, insomma, tempi tecnici della diretta. La stessa intercettazione che vi avevo fatto sentire prima, ora sentiamola in tribunale, dove, per chi si fosse appena collegato, prima Jessica diceva di aver visto Denise, ora in tribunale questa stessa intercettazione viene riportata e dice: no, ho visto mio padre. Sentite. Il mio parlare schifoso c'entra adesso con la scomparsa della bambina, perché adesso lui è torturato. Certo che tuo padre è proprio impuntato con me, c'è poco da fare. Tuo padre è impuntato con me e neanche so questa reazione che ho avuto io quando ho aperto la porta e sono entrata qua dentro. Perché non mi volevano far entrare, dato che tu eri sola qua? Dice no, c'è suo padre. Mi ha visto a me, dice, dov'è Denise? Entrato, lui mi voleva picchiare. Per il mio carattere schifoso. Siamo arrivati qua per il mio carattere schifoso. Io sono dietro di te. Boh, babbo. Jessica, ma te ne accorgi come mi ha guardato? Cioè, io ci vedo odio negli occhi di quest'uomo. Io ci vedo odio. Scusi, Eleonora, ci credo che ci vede odio. Perché quest'uomo era andato lì a dire dov'è Denise. Cioè quello che traspare anche da queste diciamo così intercettazioni. Sì, ma dicono cose diverse nella stessa intercettazione. Ma allora come le hanno trascritte queste intercettazioni? E perché le hanno trascritte male? Perché sai, non è che ne è capitata una. Qui siamo bravissimi, ribadisco i dettagli. Siamo al settimo, ottavo dettaglio che fa capire che siamo andati verso Una strada sbagliata e secondo me volutamente sbagliata. Allora, perché dopo 17 anni si cerca lì? Dove c'è Maria Grazia San Rocco? Si cerca in quell'appartamento, dopo 17 anni, un appartamento da quello che abbiamo capito in disuso, un garage in disuso, una botola di cui nessuno sapeva, l'ex PM dice io non me la ricordo, sta botola, sono andati a vedere, ma dopo 17 anni che cosa vuoi che si trovi dentro una garage che nessuno usa più? Certo, strano che nemmeno Piero Pulizzi sapesse di quella botola. Allora, mandiamo il cartello di fine prima parte, grazie. Ecco, allora Piera Maggio apprende dell'ispezione nella casa di Anna Corona da un'agenzia giornalistica e anche in diretta, ore 14, condotto da Milo Infante. Vediamo un attimo questo pezzo. Perché? Perché nemmeno avvisare, no, la povera Piera Maggio, perché gli inquirenti non avvisano che se ne vanno lì un'ora prima, non so, due ore prima di quando viene deciso, non è che si decide all'ultimo minuto, perché non è stato avvisato l'avvocato, perché viene avvisata la stampa prima e non questa madre? Allora intanto vediamo questo pezzo, poi parliamo di questa botola. Allora, io quello che ti posso dire è che in questo momento sono scioccata. Non ti nego pure che ho pianto poco fa, perché io questa notizia l'ho saputa neanche mezz'ora fa. Dai giornali. Me l'hanno detto attraverso i giornali. Io non sapevo nulla di questo accertamento, anche perché veramente non me l'aspettavo. Io so che i lavori vengono fatti e devono essere fatti, però non immaginavo così in pompa magna e non immaginavo soprattutto che si parlasse di un cadavere di Denise, che si cerca un cadavere. Io sono scioccata perché
Avrei voluto ancora una volta un minimo di delicatezza. Avrei voluto che mi fosse notiziato attraverso anche il mio legale questo accertamento. Almeno non volevo tutti i dettagli, ma perlomeno saperlo. Perlomeno saperlo. Invece mi vedo in questa giornata un po' particolare, un raduno dedicato a Denise, dove assolutamente siamo uniti e saremo uniti tutti insieme nella ricerca di Denise, dove esce una notizia che è veramente scioccante dal punto di vista mio, da genitore, Pietro Pulizzi, nel sapere, cioè abbiamo fatto un viaggio in macchina per arrivare allo studio dell'avvocato, veramente scioccati. E non è giusto, Milo. Questo non è giusto, cioè in questa giornata particolare dove c'è un concentramento di giornalisti, a maggior ragione non doveva, forse, magari, non dico cioè, nell'immediatezza adesso, ma dico ieri, dopodomani, ma giusto. E poi, ecco, lo ricordiamo, la prende da un'agenzia stampa mezz'ora prima della diretta, non le è stato detto in diretta, la prende mezz'ora prima della diretta, però dice sono sconvolta perché non è stato avvisato il mio avvocato. E dopo un po', vedendo chiaramente le immagini di questa ricerca, si sente male. Guardate. Milo, mi scuso, ma in questo momento lascio solo l'avvocato legato con voi, non mi sento più di partecipare. Ringrazio tutti voi in studio, ma in questo momento mi sento proprio, mi voglio un po' ritirare un po' da parte. Di Gian Antonio, chi può ripagare una madre di tutto questo? Cioè addirittura dopo 17 anni, con tutto quello che dicono, scrivono i giornali di queste indagini, che comunque sono state portate avanti con molte lacune, e anch'io mi prendo la responsabilità di quello che dico, Carlo Puca, ma chi ripaga una madre di tutto questo? Addirittura di essere avvisata di una cosa del genere per mezzo stampa? Ma evidentemente non c'è nessun modo di ripagare Piera Maggio di questo dolore, di questa sofferenza, di questa incertezza, di questo balletto drammatico tra una speranza ipotetica ed una notizia irreversibile dall'altra. Dobbiamo sottolineare, come abbiamo già fatto altre volte, che questa donna ha un enorme carattere, ha una grande forza, ha una grande speranza di rivedere Denise, ma al tempo stesso ha un grande desiderio, un grande bisogno di verità. Per cui il motore termonucleare che manda avanti Piera Maggio è quello di non mollare la ricerca di Denise, evidentemente, ma al tempo stesso di non abbandonare mai l'idea che giustizia venga finalmente fatta. E questo è qualche cosa per il quale lei supera ogni ostacolo, questi momenti in diretta di sofferenza che abbiamo visto, però dentro di lei questo significa che non molla assolutamente il suo motivo principale, la richiesta ora, di giustizia. Parliamo di questo pozzo, parliamo di quello che potrebbe dichiarare l'avvocato Frazzita proprio in queste ore. Maria Grazia, cosa ci dobbiamo aspettare? Forse anche entro la fine di questa trasmissione, questo non lo sappiamo. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. In questo momento sappiamo che l'avvocato è impegnato e ci aspettiamo sicuramente delle notizie confortanti e buone, soprattutto per la mamma di Denise, per Piera Maggio. Avete parlato appunto del suo stato d'animo. Beh, è comunque una donna molto provata da quanto accaduto, ma una donna che ha sempre lottato in questi anni e continuerà a farlo proprio per la verità, per sapere esattamente cosa è accaduto a sua figlia e per avere non solo verità, ma anche giustizia. Nulla, in questo pozzo tutte le ricerche, assolutamente nulla. Ricordiamo che era arrivata
una segnalazione ai carabinieri di Mazara del Vallo, è stata presa in considerazione anche questa pista perché nulla in questo momento viene tralasciato, sì, perché comunque le indagini sono state riaperte, ma in questo pozzo non è stato trovato niente, così come non sarebbe stato trovato nulla all'interno dell'abitazione. Vedete, non è stato posto sotto sequestro, questo è un garage dove, come ha detto Piero Pulizzi, parcheggiavano delle auto, ma insomma un po' tutti, non era di proprietà di Anna Corona. E all'interno di questo pozzo profondo 10 metri non è stato trovato assolutamente nulla. Diverse ore sono rimasti qui i vigili del fuoco, i carabinieri, ricordiamo quelle immagini ancora impresse nella mente di tutti noi, mentre nell'appartamento posto al primo piano sono state fatte delle ispezioni, ma non sarebbe stato trovato nulla riconducibile a Denise. Diciamo che sono passati 17 anni. Ma si può cercare dentro un pozzo dopo 17 anni, Bardellino, Alessi? Cosa si cerca dentro un pozzo? Apriamo Edoardo. La procura sicuramente valuta, e noi ci auguriamo che ci sia la scomparsa, ma anche il più tragico la più tragica fine, ovvero quello della morte. Quindi che cosa si cerca in un pozzo? Probabilmente un corpicino, i resti di un corpicino, qualche altro i resti di un corpicino in un'ora che in 17 anni, ricordiamolo, possono essere stati gettati in qualsiasi modo. Speriamo alla scomparsa, ovviamente. Assolutamente, non vogliamo pensare però ad altro. Noi dobbiamo pensare anche a tutte le piste che sta valutando la procura, tra cui la più tragica. Alessi? No, però c'è un piccolo particolare. Dopo 17 anni, come ha detto Di Pisa, il procuratore che adesso non segue più il caso, è ridicolo dopo 17 anni andare a cercare un corpo in un pozzo. Oltretutto non è che non si sapesse che non c'era quel pozzo. Tutti sapevano, perché quella zona di Mazara non era rifornita a suo tempo, non ai tempi di Denise, prima ancora, acqua potabile. Per cui tutte le case, tutti i garage di quella zona hanno un pozzo, tant'è vero che anche il vicino ha detto ma certo che qui tutte le case avevano e hanno il pozzo, perché un tempo non avevamo l'acqua potabile. E per cui voglio dire, è veramente quasi ridicolo che non sia stata fatta questa perquisizione a suo tempo, tra l'altro. Esatto. Grazie. Allora, qualsiasi aggiornamento, Maria Grazia, siamo in diretta, adesso andiamo.